Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Mario Luigi, Superstar Saga più scagnozzi di Bowser. Questi scagnozzi li vedremo prima o poi, non ne ho idea. Ma al momento mi trovo all'interno di una nave che si è arenata sulla spiaggia. Questo prima doveva essere una specie di mare, ma poi è diventato un deserto. Comunque devo recuperare il primo pezzo stella, dopo che la strega Guignard ha preso possesso del corpo di Bowser, è diventata Ghigno Bowser, e ora devo recuperare la stella perché ha rapito Peach, e quindi poi esprimere un desiderio con quella stella. Insomma, diamoci da fare. Abbiamo la tessera VIP per poter entrare nel privé, immagino. Hai ottenuto così l'abbonamento. Bene, ora ti conosco e mi ricorderò di te. Grazie, vediamo dove ci porta allora questa stanza. Ah, è la cambusa? Beh, c'è il vino. Oh no, chi è quel coso lassù in alto? Pare che stia chiedendo perdono. Portare frammento nella stiva è una buona idea, ma dove lo rinchiudiamo? Dallo a me, ci penso io, guarda. Gli troverò un buon posto. Cosa? Dite che forse questo è un pezzo di fagiolo stella? Beh, brillante è così. E che voi due siete venuti fin qui per prenderlo? Davvero volete questa cosa? Beh, ve la potrei anche dare, ma c'è un problema. Il nostro portellone si è rotto e il danno va ripagato. E mica l'ho rotto io. Quindi non ve lo do gratis. Bene. Vedete lì, mozzo grandosso? Fatelo uscire dal muro. Se ci riuscite, vi darò quello che volete. Queste sono le condizioni del nostro scambio. Allora, io potrei anche picchiarlo. Guardate, mozzo grandosso, guardate come si è ridotto. Ha bevuto troppa gazzosa ridolina e non riesce più a passare dal muro. Ma uno scheletro può ingrassare? Ha persino dimenticato dove ha messo l'esplosivo per il muro. Non si può proprio aiutarlo. Cosa succederà, mozzo grandosso? Ah, devo proprio parlarci? Le bolle della gazzosa ridolina mi frizzano le ossa. Volete farvi un sorso in mia compagnia? No, non so fare i rotti a comando, mi dispiace. Quindi devo trovare dell'esplosivo. Allora, io lo sto colpendo in realtà, ma non funziona. Non so se è una cosa giusta, ma è giusta? Oh santo cielo, questo qui mi ha detto: abbiamo appena fatto delle riparazioni di emergenza sul pavimento, non saliteci sopra. Io ovviamente col martello la colpisco e che succede? Casca della dinamite. Mamma, io boh, non so come sia venuto in mente una cosa del genere, anche perché scusa, mi dice non passarci sopra. Scappa, scappa. Mamma mia. Cosa succede? Il capitano è il mare, è un mare vero! Oh, finalmente la nave ridolina naviga ancora! Emergenza, SOS, SOS, emergenza! Va bene che non può essere semplicissimo recuperare un pezzo stella, però manco a far così. Luigi, vieni con me, dai. Cioè, un po' troppo.
Ah, è lì! Dove non siamo potuti andare l'altra. Cioè, meglio, dove non sono riuscito ad entrare. Probabilmente perché. Ma scusami, come ci passo da qui? Thunder! Boom. Tanto sto un attimo vedendo qua cosa, se c'è qualcosa perché non ho la più pallida idea. Provo a proseguire a destra? Non so. Magari l'altra volta. No. No, non dirmi che è così. Non dirmi che è così. Ma no. Ma perché l'altra volta non l'ho visto allora? Non c'era? O non l'ho visto proprio? Boh, non lo so. Oddio. Cosa? Ah, quindi quando guarda. Niente, ha preso Luigi lo stesso. Vabbè, questo pesce non lo so. Non me la racconta giusto. E si è arrabbiato. Sì, ma stai buono. Ok, è tornato normale. Quindi se gli salto in testa si arrabbia. Vabbè, quanto male fanno però sti cosi. Accidenti a te. Un po' tanto di male, possiamo proseguire allora. Sì, però ci sta sto coso, a me non piace vedere. Ti pareva. Quella! E che è quello, mo? Piovra. Ma dove? Si è svegliato? La torna a dormire? Piovra gatta, ma non è vero. Dai, dai, svegliati, svegliati, dai. C'è il secondo. Oh, prima non l'ha fatto, ora che l'ha fatto mi ha dato la becco. Ben arrabbia però. Ho saltato.
Oh, sì, ora giro. Cosa apre? Niente. Vabbè. Non lo so. Andiamo avanti. Andiamo di qua. Ok, qui praticamente mi sa che devo fare... Oh, forse non il fuoco, ma... Eccolo qua, qua ci va Mario. No. Ecco sì, è entrato. Ok, questo già è acceso. Vediamo un po'. Ok. Ottimo. Easy peasy. Con calma, arrivo subito, eh. Eccomi, qua. A posto. Pronti Mario? Andiamo, va. Andiamo, Thunder. Ah, il problema è che con X a volte partono, fanno delle volate. Laguna Sorniona. E di qua? Ah, di qua c'è l'isola Ridolina? No, di qua. Oddio santissimo, cos'è quello? Roba è Calamatic. Non ricordo che era un po' elettrico, cioè un po' meccanico, insomma. Andiamo un po'. ...63, non male. Ah, ma c'ha i missili lui! Mi sembravano delle... Cioè, non mi sembravano dei missili. Ah, l'ho saltato! E niente, non è vero invece. A quanto pare. Oh, Mario sale di livello, vai, 23. No, 22? Ah, pensavo 23. E diamo un po' in punti vita. Sì, vabbè, potevo aspettare, magari riceveva anche due punti, ma vabbè, tant'è. Allora, sta strada non mi piace neanche un po', però... Preferisco andare avanti per dove devo andare. La Laguna Sorniona, vai. Oh, giusto? Giù? Ah,
Buono. Allora, potrei incontrare spiacevoli sorprese. Non credo, ci sono delle signore qui. Ehi, hai sentito il pettegolezzo sul principe fagiolino? Sì, ho sentito qualcosa. Pare che svolazzi quella alla ricerca di qualcosa. Già, anche per il principe fagiolino non è facile. Magari capita anche da queste parti. Non lo so, signore. Davvero non ne ho idea. All'URSS, se io ora andassi di qua senza salvare per niente, figuriamoci se posso andarci, ma perché ci provo? Non devo neanche più provarci, mi ero promesso di lasciar perdere il provarci. Quelli non possiamo romperli, qua probabilmente si torna alla civiltà conosciuta. Quindi Luigi, vai sottoterra. Dai, lo ricarico per sicurezza perché non vorrei mai. Che succede? Ehi voi, datemi una mossa! Novità, novità! Un pettegolezzo clamoroso, imperdibile! Già, da qualche parte sono caduti dal cielo singolari fagioli che brillano. È pettegolezzo riguardante l'oggetto trovato da Gracchio? No, Gracchio, sono il fagiolo per decorare la sua conchiglia! È diventato come un albero di Natale! Cosa? È incredibile! Ma sono delle foche, tipo? Non vuoi andare a vedere? Sì, facciamo così. Non mi ricordo più che voce ho dato loro, ma non capisco che animale sono. Voi due, se state di assonnecchiare, vi scotterete. Ma siamo vestiti di tutto punto, signora. Siamo totalmente coperti sulla schiena. Forse le orecchie ci ustioniamo? Può essere. Sorelle Medusa e Stanza Relax. Ah, sempre di là? Oddio, occupa l'irremovibile. Ma perché devi bloccarmi la strada? Dimmi, guarda, non ci puoi andare, stai zitto, no? Faccio più bella figura. Ok, andato. Vai, Luigi grande. Quindi devo andare qui sopra? Oh sì. Hello? Ehi, voi allora state cercando Pamela e Tracy? Non so chi sono, né Pamela né Tracy. Le mani miracolose di Pamela e Tracy sono davvero uniche. Ma le parole non bastano, bisogna provare di persona. Cosa sei tu? Ah, una medusina forse. Benvenuti, questa è l'area rilassamento per rivitalizzare corpo e anima. Le due abilissime massaggiatrici vi faranno un massaggio dolce dolce. Il costo di un singolo trattamento è il rigenerante di 100 monete. Per tutte e due la tariffa è di 200 monete, cosa ne dite? Va bene. Sì, bene, accetto le 200 monete come pagamento anticipato. Restoso. Bene, accomodatevi sul divano della stanza accanto. Speriamo che ne valga la pena. Benvenuti, io sono Pamela. Bene, dov'è che vi fa male? Fatemi vedere un po'. E io sono Tracy, fate vedere un po' anche a me dove vi duole. Guarda un po', le tue mani sono davvero stanche. E anche le tue mani sono così stanche da sembrare ibernate. Potete godervi subito il dolce massaggio seguito dalle nostre manine. Ehi, che meraviglia! Sta diventando un esperto della mano di fuoco! Ehi, che meraviglia! Stai diventando un esperto della mano di tuono! Ehi, voi due, non siete mica persone qualunque! Siete personaggi interessanti voi! Noi siamo manipolatrici provette, ma le vostre mani non sono da meno! Proprio così, Pamela! Con il potere delle vostre mani potreste anche prendere quei... Comunque, per voi non serve un massaggio. Al suo posto vi insegnerò una tecnica speciale per le mani. Cosa ne dite? Insegnaci, grazie. L'avevo immaginato, iniziamo subito. Vi mostreremo la speciale tecnica che renderà magiche le vostre mani. Chi non sta attento, peggio per lui. Ma queste due signorine sono piuttosto conturbanti. Prima tu, Verdolino. Oh yeah. Innanzitutto, se touchscreen è L per selezionare solletico.
bene, con B accumula potere di tuono. Quando l'hai accumulato e non riesci più a resistere, e ti sembra di esplodere, rilascia B. Con questa azione darei la scossa a chi ti è davanti. Poi usate il pad scorrevole per spostarvi entrambi nella stessa direzione. Ok. Sulla schiena. Lo deve sentire. Fallo restare basito. Come se passasse corrente elettrica. Usando questa tecnica puoi spingere con la schiena o camminare di sbiego. Bene, ora proviamo a metterlo in pratica. Prova a spingere me con la tua schiena. Forza, forza. Oh sì, oh sì! Sei un maestro del solletico! Poi tocca a te, Omarino Rosso. Omarino. Seleziona scatto usando il touchscreen L o R, ok? Con A si accumula il potere di fuoco. Quando senti il tuo potere crescere fino a scoppiare, quando stai per incendiarti, rilascia! Per correre sull'acqua magari può essere utile. Sulla schiena. Con energia! Avanti! Devi fargli prendere fuoco! Usando questa tecnica potrete muovervi a tutta velocità e spingere qualsiasi cosa. I Koopa! Che non si muovevano! Bene, allora prova a metterlo in pratica. Prova a cozzare contro questa biglia di ferro. Oh bello, oh bello! Siete dei geni dello scatto! Con questo vi abbiamo insegnato tutto ciò che dovevamo. Oh Pamela! È una sciocchezza, lo so, ma hai dimenticato una cosa. Oh, davvero? Bene, bene, quando volete interrompere lo scatto, giratevi in un'altra direzione usando l'analog oppure premete direttamente A. Ora vi ho davvero spiegato tutto quanto. Bene, adesso vi faccio lavorare un po'. Esatto, usando questa tecnica recuperate due fagioli perla all'interno di questa grotta. Il vostro potere è molto maggiore del nostro. Solo voi potete riuscire a riprendere due fagioli perla. Sentite, mi spiace insistere, ma se rifiutate dovrete pagare per la vostra lezione. Vi faccio pagare 100.000 monete! Ehi, presto, presto! Trovate i due fagioli perla, presto! Va bene. Accidenti, ho paura però. E quassù che c'è allora? Aspetta però, fammi mettere la mappa. Non so dove sono, ok. Ah, allora, amico mio, ora tu ti levi però, eh. Com'è potuto succedere? Siete due tipi fuori dal comune. Sì, lo so. Eccolo. Vabbè, sì, siamo fuori dal comune, sì. Oh cielo. Notiziario della Laguna Sorgnona. Si confermano problemi nelle barre rotanti del sistema di difesa. Camminando rapidamente fra le barre rotanti è possibile passarci attraverso. È necessario prendere provvedimenti per proteggere i fagioli perla. No, dai, ero passato. Ok, fatto. No, no, prego, prego, vai, vai. Prendiamo sto fagiolo perla. Ecco il fagiolo perla rosso. Oh bene, che bello, un fagiolo perla rosso. Lo volevo davvero. E adesso dovete prendere il fagiolo perla verde. Presto, presto. Non me la raccontano giusta ste due. Ora, il problema è come prendo. Sì, io troverei anche il fagiolo, ma non ho idea di come prendere il bu, cioè come lo sorprendo. Era così semplice, no? Thunder.
basta non guardarla. Ecco, respingerla. È ovvio. Se devi usare per forza la nuova abilità che hai appena imparato. Ah, ma questi sono più lenti. Vabbè, sì, ho capito come fare, però basta che non vengo colpito. Si conferma la presenza di problemi nelle barre rotanti, bla bla bla. Come, scusa? Se camminano affiancate. Ah, ok. Sì, non è vero. Allora, io ci sto provando a passare affiancato, ma vengo colpito o davanti o dietro, cioè non ha senso sta cosa. Ci passo così, ci passo, è uguale, no? Affiancate il cavolo, affiancate, scusami, eh. Hai visto come si fa? Oh, bene, che bello, un fagiolo perla verde. Soddisfatte? E a quanto pare sì, soddisfatte, ok. Allora, io non so quanto manca per prendere l'altro fagiolo, ma intanto voglio rimuovere Koopa l'irremovibile da qui. Mario? Fatti la parte! Sì, no, non si è fatto la parte per niente. Oh no, come è potuto accadere, sì? E qui cosa c'è? I nemici! Perché ci sono nemici qui? Cioè, non lo so, eh. Ma dai, ancora questo. Boh, non lo so, ragazzi. A me sta storia non mi piace proprio per niente. Questi ovviamente bisogna sconfiggerli insieme. Certo, questo ci sono arrivato a capirlo, ma quando ti vengono addosso, tu fai il guscio e li colpisci fino a che non vanno KO entrambi. E però, boh. Quindi qui non funziona sull'acqua? No, pare che non funziona. Quindi devo prendere il tubo giallo. Vabbè, prendiamo sto tubo giallo, vediamo dove ci porta. Ancora sott'acqua? Io sinceramente con l'acqua mi sono un po' stufato. Sì, specialmente di questa acqua. Guarda quello come ci prova a colpirmi. Ok, questa sembra una zona tranquilla. Ok, wow, 100 monete. Ci fanno recuperare quello che abbiamo speso. Allora, qui non c'è molto da fare, mi sembra di capire, se non andare qui sopra e basta. No, che succede qui? Notiziario, acqua che spruzza. Il vulcano all'estremità dell'oceano surriscalda l'acqua che spruzza da ogni parte. Se aprendo le braccia raccogliete gli spruzzi, salirete in alto. Ah, quindi posso fare attacco fratello, pantaloni ermetici. Praticamente devo fare... Quindi ora dovrei salire in alto?
Cioè, questo è il massimo. E che mi serve? Scusami. E anche Luigi sale di livello finalmente. Mamma mia, ragazzi. Cioè, per livellare qua sotto l'acqua va bene, ma è tremendo. Anche lui in punti vita. Oh, 4, wow, buono. Finalmente siamo sui 100 di punti salute, meno male. Non ho capito a che serviva. Cioè, notavi era uguale. Oh, allora. A questo punto mi fermo qui. Mi fermo qui. Nel prossimo video penso che io riuscirò a recuperare il primo pezzo stella. E magari ci sarà anche una boss fight. Immagino, perché a sto punto, visto l'andazzo. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili. E ci vediamo alla prossima. Ciao.